Bella a tutti ragazzi, sono Gilberga, sono qui oggi tornato a portarvi un video che secondo me potrebbe veramente piacervi ed è un video in cui vi mostro le skin di Fortnite nella vita reale. Sono fatte appunto ricostruite da dei cosplayer, cioè gente che utilizza vestiti di gente di anime o di giochi, giusto per andare alle fiere e fare cose fighe. Alcune sono fatte veramente bene, quindi fatemi sapere qui nei commenti qual è la vostra preferita. E inoltre vorrei anche mi diceste quali sono i giorni che preferite in cui volete che io faccia le stream. Anche perché a me piacerebbe farle, cioè le faccio già, le ho già fatte due. Voi vorrei farne di più, fatemi sapere che giorni preferite, io probabilmente vi accontenterò. Comunque direi che possiamo partire. Guardate la prima dell'orsacchiotto che secondo me è fatta malissimo. Soprattutto mi immagino sia un panzone quello che è dentro l'orsacchiotto. Comunque vabbè. Questa qua è fatta molto bene, trovo. Forse la mascherina è un pelo troppo gialla, però molto carina, ci sta. Questa skin qua è fatta bene anche perché, a parte forse la faccia, però il corpo è fatto bene, mi piace. Anche questa skin in Fortnite mi piace veramente veramente tanto. Fatemi sapere qual è la vostra skin in Fortnite che vi piace di più e anche quella dei cosplayer che vi piace di più, quella che secondo voi è fatta meglio. La skin del cespuglio, raga, è veramente assurda. Immaginate uno che va a una fiera con un cespuglio, vestito da cespuglio. Ci sta un botto, secondo me. Questa qua mi sembra molto maiala questa. Questa qua ci sta, fatta bene. Direi di sì. Forse il petto qua non è fatto benissimo, però questa qua trovo sia veramente veramente fatta bene. Poi la tipa è anche molto sick. La gente non sa, però noi sappiamo. Questa qua è fatta bene, sì. Anche se questa skin qua non me la ricordo in game. Probabilmente forse in Salva il Mondo, non so, non me la ricordo. Comunque è fatta bene. Questa qua penso sia una delle quelle fatta peggio. Anche la skin in gioco è bruttissima, secondo me. Fatemi sapere se a qualcuno di voi piace, ma io la trovo veramente, veramente orrenda. Una delle peggiori del pass battaglia scorso. Sì, se non la peggiore, forse. No, forse peggio di questa c'era solo quella con i spuntoni in testa, che era orribile. Questa qua, la rocchettara ci sta un botto. Anche lei non sembra male con lo scaracca in mano. Non sembra male la ragazzuola. La rocchettara ci sta come skin. Ci sta un botto. Soprattutto la chitarra dietro. Il bambino vestito da Dark Voyager è un pezzaccio, raga. Anche se non è fatta benissimo, però ci sta. Apprezziamo l'impegno. Anche perché un pischelletto, e non so quanti anni avrà, però non avrà tanti anni. Ci sta. Apprezziamo l'impegno. Apprezziamo. Allora. Ok, direi che le skin di Fortnite sono finite. Fatemi sapere. Se ne avete altre, cioè se avete trovato delle foto del genere su internet, io queste qua le ho trovate da un video di un altro tizio americano. Probabilmente vi lascio il link in descrizione se lo trovo. Cioè se trovo, se ritrovo il link. Se no, rega, merisp. Comunque, fatemi sapere se ne trovate. Se ne trovate, mandatemele su Instagram. Trovate il link in descrizione per Instagram. E me le mandate, io vi nominerò nel video in cui, cioè nel secondo video, se lo volete. Se lo volete, lasciate un bel like o se cerchiamo di arrivare a. Facciamo 100 likes e noi ragazzi ci becchiamo al prossimo video.